grazie per essere qui. Come prima cosa io volevo sapere come ha visto lei il dibattito, se è stato, diciamo, quello che lei pensava, magari si aspettava qualcos'altro. E poi ecco, allora, la risposta. Sotto pressione anche dei coloni, perciò la povertà, tutto quello che c'era prima, tutto quanto, è veramente condizionato dalle colonne che hanno occupato il paese, di tutto. No. Aspetta. Dictatore, okay. 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 In pratica quelli
che ci comandavano sono stati appoggiati, appoggiati dei comandamenti di fuori, tipo l'America, tipo la Francia, tipo l'Italia, capito? Questo che volevo arrivare io. No, no, se mi لا يبقى 40 عام في واحد البلاد ما بقى غير حيت اي داتور غادي راه اون ايزامبيو tipo Gaddafi, no? Che è stato 40 anni nel comandamento. Anche Mubarak, anche Gaddafi. Gaddafi ha superato, è stato. Lui è fuori testa, in pratica noi li chiamiamo un po' tonto, no? Però malgrado. Tonto. Sono psichiatra. Tonto. Però lui è tonto ovviamente, veramente, come dice lei, anche io condivido ampiamente. Però quello è stato 40 anni al governo, no? Questo non è perché il popolo lo vuole o qualcosa, è perché quelli che comandano di fuori l'hanno messo. Ma l'ultima domanda, lei ha parlato di mare, no? Allora, questo mare che è un ostacolo insormontabile, e anche noi qua dal mare che praticamente siamo i nostri politici stanno creando il mondo piuttosto che accoglierlo, avete visto questa cosa, c'è la percezione giù, no? Di questa non apertura, certo. Stavo salutando la signora. دابا الناس بلاتنا على هذوك الناس اللي تيجيو لهنا وداروا بحال واحد الحيط بين الناس اللي ماجيين لامبيدوزا سي سا هاد الناس ماجيين وما تيستقبلوهمش دابا المشكل هو الناس اللي جاو اوروبا جاو بالكثره ما بقاو هما ما عارفين ما يديروا بهم جاو بالكثره يعني كثر بزاف ما بقاو عارفين ما يديروا بهم perché lei dice la gente che è venuta qui in pratica è venuta tantissima, anche sorprendente a livello di numero, perciò l'Italia non sapeva più cosa fare, perché non solamente l'Italia ma l'Europa, diciamo tutta, quando vedi un numero così di gente veramente rimani così a bocca aperta, cioè non ci hanno capito niente, cioè non riescono a fare qualcosa. Questo magari per un numero dei dice anche sono tantissime, capito? Questo per chi dice lei. Ci mangi baci tra l'Europa, ci baci il paese. Non mi sentirò un roncio per in Europa. Non المغرب الجزائر كل بلاصه علاش حيت هما العرب كنفتقروا للكحول وهما جاو عندهم الكحول والعرب والناس من الشيلي الناس من البيرو كيقولوا مرحبا حنا خصنا واحد l'insania. Allora, lei veramente dà delle cose, delle culture giuste, diciamo. Allora, in pratica la gente che viene, l'immigrazione in generale, tipo in Marocco, vedono la gente dall'Africa, no? Non solamente in Marocco, in Algeria, sì, paesi arabi, da noi vengono. Come diciamo, il Maghreb l'arabo, il Kabir, diciamo, no? La gente viene in pratica come in transito, no? Intanto fanno un ponte per arrivare all'Europa, diciamo. Il comportamento nostro, già a casa nostra, non è questo, no, l'Italia no, o d'Europa. No, è appunto, aspetta. Noi in pratica, lei dice, in pratica noi li ignoriamo, non li guardiamo proprio, cioè li schiacciamo, non lo so, non li trattiamo bene, diciamo, no? Invece, venendo qui in Italia veramente, cioè in Europa diciamo hanno un'altra mentalità, c'è l'accoglienza, c'è un po', c'è veramente un comportamento un po' diverso dal nostro, molto diverso dal nostro, perché noi quando viene uno di colore, cioè lo guardano sotto così, cioè proprio, però qui c'è, come dice lei, c'è il nero, c'è il bianco, c'è il peruviano, c'è tutte le razze del mondo, però l'accoglienza meno male per